di questo nuovo inferno, però a scopi anche positivi, che c'è? Hai ragione, perché qui sì, ecco, il bastone infernale che mi ha salvato la vita andando in giro per le strade americane, perché basta aprirlo un attimino, no? Tu lo apri così, è molto veloce, e c'è una lama, c'è una lama molto tagliente in questo bastone, nonché anche il capo qua, eccetera eccetera. Questo è il bastone infernale, il bastone infernale. Ok, a questo punto però, come in tutti i grandi show, a me piace essere accompagnato al proscenio come una diva, e io mi devo dare pure delle arie ogni tanto, ecco, mica posso rimanere sempre nello scantinato, no? Come tanti amici mia, no? E voglio essere accompagnato al proscenio da un pezzo bellissimo, da un pezzo struggente, da un pezzo cantato in cui Luca di Noia dovrà fare la parte del leone. E vi ricordo sempre con Richard Benson, ricordo anche il centro motori Santa Croce, via Santa Croce in Gerusalemme. Grandi il centro motori e la discoteca laziale, di cui aspettiamo ancora le novità discografiche che devono ancora arrivare, ma arriveranno entro brevissimo tempo. A questo punto però io dico, accompagnatemi con una bella melodia laddove si aprono le tende color purpuree ed esco io, no? In un mare di fiori, capito? In un mare di fiori, non quelli di Sanremo, per carità di Dio, non li voglio manco vedere. Di fiori strani, molto strani, come la mandragola, la betulla, il fico sacro, la canfora, vanno bene quelle cose là, no? Ecco, e allora a questo punto mi ci vuole una voce, mi ci vuole un pianoforte, mi ci vuole un'orchestra, ma soprattutto ci vuole il pezzo laddove si abbassano le luci. Diciamo che questo è il retaggio che io mi porto dagli Stati Uniti, un retaggio fatto di camminate lunghe, di viuzze strane, contorte, dragato per vie inferiori da un Cristo Pinocchio, alla ricerca di qualcosa che non trovo. Alla ricerca dell'accordo perduto. Però quel giorno rimasi solo, abbandonato come un cane per le strade di Filadelfia.
ci vediamo.